Rispetto di chi dice il contrario, la camorra c'è anche a Salerno città e proprio perché non spara vuol dire che conclude più che ricchi affari. Così stamane ad inizio conferenza stampa il sostituto procuratore Rosa Volpe, che ha coordinato le indagini svolte in sinergia da DIA e Squadra Mobile, che hanno portato all'arresto di 14 persone indagate a vario titolo per omicidio, associazione per delinquere di tipo camorristico, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, rapine ed altro. In particolare, le complesse ed articolate indagini hanno evidenziato l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo camorristico formata prevalentemente da giovani pregiudicati, promossa da Vincenzo Villacaro, Vincenzo D'Andrea e Salvatore Nigro, che negli ultimi anni ha tentato, in parte riuscendovi, di assumere un ruolo egemonico nel contesto criminale operante a Salerno città. Primo passaggio di questo progetto delittuoso è stato, secondo la ricostruzione investigativa, l'omicidio di Donato Stellato, consumato la sera del 24 febbraio 2007 proprio davanti al Tribunale Salernitano. L'omicidio venne pianificato per impedire definitivamente l'ascesa del gruppo Stellato. Il gruppo criminale troncato dagli arresti di oggi era dedito principalmente al traffico e allo spaccio di droga, droga che veniva finanziata con i proventi di rapine effettuate in città, ma in particolare grazie alla sinergia con il gruppo criminale dei Prinno di Napoli era riuscito a mettere mano anche alla gestione di apparecchiature di slot machine da collocare negli esercizi pubblici di Salerno, un sistema più che collaudato. Colpisce in questo senso una frase intercettata dagli investigatori al leader dei Prinno: facim a Salerno come facim già a Napoli. La frase pronunciata da un camorrista più esperto, diciamo, un più giovane allievo, che gli proponeva appunto di proporsi in questa maniera a chi già aveva vissuto l'esperienza napoletana, perché poi si trattava di rivolgersi appunto ad operatori nel settore delle slot machine che avevano già avuto l'esperienza napoletana, a cui proporre semplicemente con molta tranquillità ma con molta determinazione cafacimma come a Napoli. Non usare i metodi violenti, non fare reati di sangue significa dare la possibilità di non essere controllati, di non essere attenzionati. Questo dà la possibilità alle organizzazioni di curare appunto i propri affari, di rifinanziarsi. Come si rifinanziava questo gruppo? Attraverso però le rapine per l'acquisto di alcune partite di sostanze stupefacenti e poi avviare l'infiltrazione nel tessuto economico con l'installazione appunto di questi giochi. Non è... In questo momento per fortuna è silenziosa, dico per fortuna per quanto riguarda l'ordine pubblico, ma d'altra parte, come ho spiegato poc'anzi, quando la camorra non spara vuol dire che fa affari in tranquillità e sono rispettati certi equilibri criminali. Tocca a noi naturalmente con le investigazioni verificare questi assetti e prevenire, oltre che reprimere, le associazioni criminali.